conti, marchesi e duchi avevano potere di banno, potevano cioè emettere divieti e ordini, imporre tasse ed esercitare la giustizia tenendo conto delle tradizioni culturali e giuridiche dei vari regni. Il governo di ciascun regno non era, tuttavia, del tutto autonomo, era infatti regolato dai capitolari, leggi scritte così chiamate perché suddivise in brevi articoli, detti capitoli. Ogni anno, a primavera, Carlo Magno teneva un'assemblea generale, riunendo intorno a sé tutti i grandi aristocratici e le alte gerarchie ecclesiastiche, vale a dire conti, duchi, marchesi, vescovi e abati, per decidere delle faccende di comune interesse. Da queste assemblee, e soprattutto dalla più importante di queste, il Campo di Maggio, uscivano i capitolari, cioè le norme a cui tutti dovevano attenersi. I capitolari riguardavano infatti materie di interesse generale come l'economia, la religione, la vita militare. Un altro importante strumento impiegato per limitare il potere dei funzionari locali fu quello dell'immunità. Propriamente il termine indica l'esenzione da determinati obblighi. Si trattava infatti di una prerogativa concessa dall'imperatore ad alcuni proprietari, soprattutto vescovi e abati, grazie alla quale essi non erano tenuti ad obbedire ai vassalli imperiali. Per esempio, se un'abbazia si trovava all'interno di una marca o di una contea governata da un vassallo dell'imperatore, essa non era tenuta a pagare le tasse né a sottostare alle disposizioni del funzionario imperiale, del vassallo. Nelle terre immuni, per lo più vescovadi, abbazie, monasteri, nessun funzionario pubblico poteva entrare e tantomeno esigere il pagamento delle imposte, amministrare la giustizia, reclutare le truppe. La prassi dell'immunità costituisce un'ulteriore testimonianza dell'importanza del ruolo rivestito dalla Chiesa all'interno dello Stato carolingio. Il clero cattolico fu ampiamente coinvolto da Carlo Magno nelle attività di governo e nell'elaborazione delle leggi. Inoltre, alle istituzioni religiose furono destinati in gran numero beni e privilegi di varia natura.